C'è 105 mica da. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mica da. Che poi ho anche discusso per te l'altra sera. Come mai? Adesso te la racconto. Intanto c'è Levante a Radio 105. Ciao, ciao. Bentornata. Grazie, a casa. Max. Grazie. Stiamo sempre molto bene con te. Anche io con voi. Ho discusso perché esce il tuo singolo nuovo, che è questo. Si chiama Andrà tutto bene. È un pezzo molto bello. È un pezzo pop. E niente, mi trovo a discutere perché poi addetti ai lavori, sì, sì. Addetti ai lavori. Qualcuno mi dice, sì, però il testo è un po' impegnato e impegnativo. Ho detto, beh, ma è un testo di Levante. Allora mi è venuto un dubbio. Quando facevi la leggera, cioè quando mettevi profondità nella leggerezza, qualcuno non l'ha capito forse? Eh no, cioè, bravo! Io non l'ho mai sentita leggera Levante. Assolutamente mai stata. Certo. Beh, diciamo che anche Alfonso, che è sempre stata anche un po' fraintesa, se vuoi, no? Perché Alfonso, sì, è che vita di merda, allora c'è lì è l'equivoco. Lì c'è l'equivoco, perché io, la mia vita era veramente una merda. Certo. E tra l'altro raccontavo sempre di un contesto. Quello era il contesto delle feste, dei numeri uno, del mio totale disorientamento. E qui invece parlo di un altro contesto. A quest'età mi sono anche chiesta: questo è il futuro che sognavi per te? Però io sono molto orgogliosa. Testo è bellissimo. Grazie. Il testo di questa canzone, di Andrà tutto bene, è bellissimo. Se adesso eravate in macchina e l'avete sentita un po' sì, un po' no, senza prestare bene attenzione alle parole, andatela a streamare fra mezz'ora, finito il programma, non adesso. E il testo è veramente super. Cosa Grazie. Succede da qui ai prossimi mesi adesso? Allora, ovviamente stiamo preparando tutta una serie di cose per il live di luglio, perché io ritorno in tour a luglio. Partiamo da Fiesole il 10 di luglio e abbiamo pensato a un live che potesse raccontare passato, presente e futuro. E bello. Allora che abbiamo scelto dei luoghi del passato, che sono degli anfiteatri, sì, e in giro per l'Italia. E lì poi ci sarà il presente in quanto vivremo quel momento, sì, ma poi ci sarà anche il futuro, perché lo spettacolo sarà veramente un po' oltre. Figo, sì. figo. E senti, invece, so, poi qualcuno ogni tanto mi dice delle cose di te, scrivi sempre tanto. Io scrivo e non solo canzoni. Sì, guarda, bisogna spararmi per farmi star fermo. Sì, è uscito a novembre, Questa è l'ultima volta che ti dimentico, sì, che è il mio secondo romanzo. È andato molto bene. Molto. Sono molto contenta, perché parla di Sicilia, parla di altri contesti che erano quelli degli anni 90, a volte anche un po' mafiosi, come situazioni un po' complicate dell'entroterra siculo, quindi racconto un po' di situazioni scomode, e poi di questa ragazzina che ha un grande sogno e chissà se poi lo realizzerà. Potrebbe esserci un sequel. Senza spoilerare nulla, no? Cioè, dobbiamo parlare un po' tra le righe. Certo. A che punto sei del prossimo? Allora, ti dico che quando ho finito di scrivere il disco Magma Memoria, lo possiamo dire, ormai è uscito il titolo, l'abbiamo annunciato, ho detto ok, adesso mi rimetto a scrivere un nuovo romanzo. Mi hanno guardato per dire, ma fatte una vacanza, perché giustamente comunque io mi devo fermare, devo farlo. E quindi è possibile che Pasqua la trascorra a New York. Ma tu perché non ti fermi? Cioè, non ti fermi perché sei come... C'è la storia di un giocatore che poi è stato straordinario, che è Franco Baresi, che non si fermava, non faceva le vacanze perché aveva paura di perdere la forma. Cioè, e quindi continuava a allenarsi anche quando gli altri andavano via. Io, perché non ti fermi mai? Io non mi sono mai veramente fatta questa domanda. Grazie per l'analisi, per lo sì. spunto. Credo sia perché ne ho bisogno. Perché anche quando mi rilasso, mi annoio in quella rilassatezza. Ho bisogno comunque di creare qualcosa, che può essere un disegno, un dipinto, qualsiasi roba, ma devo creare. E allora tanto vale che in qualche modo lo faccia con quello che poi mi dà anche da mangiare. No, certo. E allora diventa tutto, è sempre tutto un grande divertimento per me. È un lavoro, ma è un lavoro così bello che ne vale sempre la pena. Vabbè, in fondo dai, siamo forte, sempre in vacanza. È la forte inclinazione alla creatività che sì, hai. Sì, dai. Sì, ma non ce la faccio proprio. È quella vena artistica. Un disco finito?
mi sembra di capire. Sì. Quanto ci hai messo? Allora, l'ho scritto tra l'estate 2018, terminato intorno a novembre dello scorso anno. Quindi cosa sarà? Cinque mesi. Bene, neanche tanto. Sì, no, non tanto. Neanche tanto. Poi non amo molto fare domande sui dischi senza averli sentiti e prima che siano fuori, perché dopo tornerai con il disco. Sì, cioè, infatti. Non voglio bruciarmi cose, però ci tengo a capire questo, che si può fare anche senza aver ascoltato l'album. È stato tutto subito chiaro? O hai avuto un momento di nero? Ti devo dire che per la prima volta nella mia vita con Magma Memoria mi sono ritrovata davanti al buio totale. Perché ho iniziato a scrivere, ho composto prevalentemente al pianoforte, quindi mi sono ritrovata davanti a un altro tipo di struttura, proprio della costruzione della canzone e di melodia. E un po' non mi stavo riconoscendo. Poi pian pianino, quando ho ricomposto tutti i pezzi e messo vicini, accostato tutte le canzoni, ho detto ok, è tutto regolare. Okay. Quando siamo passati in produzione, anche lì il suono è diventato unico per tutte le canzoni e allora mi sono tranquillizzata. Ma all'inizio è stato, ho detto oddio, ma dove sto andando? E beh, sembra poco, ma quando cambi lo strumento dal quale partono le cose, poi un po' è una piccola rivoluzione. Sì, i riferimenti cambiano, nascono anche nuove canzoni, no? Sì, perché lo strumento nuovo ti suggerisce anche armonicamente delle altre cose. Questa è Radio Verità, lo sapete che nel nostro salotto è sempre e sarà sempre così. È arrivata Claudia e io a lei ho chiesto: ma sarebbe bello, vedo sempre che leggi tanto, scrivi, magari facciamo un reading, facciamo una cosa in radio. Tu mi hai detto sì, beh, ma anche un mashup. Allora io ho detto, beh, ma perché rappi tu? No, però ho una cosa che potrebbe starci. Sì. Guarda, io nel caos di Stanze Stupefacenti è contenuta una canzone che si intitola 1996, la stagione del rumore. Uh-huh. Che in realtà ho scritto anche un po' pensando al rap degli anni 90 del nostro paese. Okay. Un po' mi ricordava i Sottotono, non so perché. Tormento. Quel mondo lì. E quindi io ho detto, vabbè, io il brano rap non ce l'ho. però se vogliamo provarci. Noi nel mentre abbiamo preso una base che è bellissima. Eccola qua. E quindi Levante canta 1996 su questo bel pezzo dei Coldplay. Vediamo come viene. Passa il tempo a passo svelto e noi senza risposte alle domande. Un sogno che era grande è diventato grandine, caduti al suolo come quella rondine. In questo cuore c'è disordine ed io credevo fossi attanto da me. Invece c'era tanto spazio tra me e te. Ed io credevo fossi attanto da me. Invece c'ero solo io tra me e te. Primavera e poi il caldo estivo fra noi. L'autunno ci porterà tra le promesse d'inverno. Oh oh, oh oh, stringiti a me se avrai freddo. Oh oh, oh oh. E io direi che proprio sta da paura veramente. Che figata, sto mashup! Che bello, sono molto orgogliosa di averlo fatto, perché te lo vedo sempre fare e dico cavolo, voglio fare anch'io. E adesso ti vedrai anche tu lì dentro. Caspita. Adesso posteremo fra poco sulla pagina Instagram di Radio 105 il Mi Casa mashup a sorpresa, devo dire, molto gradita, come spesso sono le sorprese di Levante. Guarda, se fossi meno impegnata ti inviteremmo di più. Ma io verrei sempre volentieri. Ci piace tanto chiacchierare. Grazie. Con te. In bocca al lupo per l'estate. Viva il lupo. Per il tour e ci rivediamo con l'uscita dell'album. Sì, grazie Max, volentieri. Levante a Radio 105, a grazie. Ciao. Claudia, ciao.